sun is shining 24/7. Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it questa è una manifestazione che si chiama Io Sono Sport e anche spettacolo, perché io faccio parte di questi settori, di questo mondo, e purtroppo in questo momento stiamo attraversando un periodo drammatico, come tanti sapranno. My heart is on the table cause you're my everything. Oggi siamo qui, sabato 21 novembre a Piazza del Popolo a Roma. È importante quello che stiamo facendo oggi, perché lo sport è l'anima dell'uomo. Quello che stiamo facendo oggi non è una protesta, ma al contrario, sono delle proposte. Quindi faremo girare questa petizione, firmatela il più possibile. Soprattutto una cosa, dai a noi. Just like you do. Feels so good, so good. Sono qui perché credo, come ho detto, che lo sport e l'arte in questo momento più che mai vadano rivalutate come principio fondamentale della nostra società, e quindi mi auguro che veramente in questo momento si possa in qualche modo rimettere delle regole importanti che aiutino tutti gli sportivi e tutti gli artisti. Cosa pensi dei bambini disabili che non fanno più fare sport? Penso che è un delitto, è un crimine. Non ha senso, lo sport è la cosa fondamentale per la salute, cioè non c'è una. Sport e salute sono la stessa cosa. Un governo che blocca lo sport è contro la salute, quindi è un governo criminale. Il pallone è stato migliore amico, fidanzata, compagno di viaggio, è la mia vita in poche parole. Sono un football freestyle professionista, col pallone posso fare quello che voglio, insomma palleggio con la testa, con le spalle, con i piedi, con le gambe da seduto, in capriola, qualsiasi trick si chiama, no? Esercizio, ed è quello che insegno poi ai miei allievi, insomma il controllo della palla totale. Sicuramente la situazione di ora è difficile, lo sappiamo, il Covid è ritornato con tutti i contagi e quindi la priorità è la salute. Sono convinta che piano piano, rispettando le regole, usciremo fuori da questa situazione, quindi lo sport continuerà, riprenderà più come prima e più di prima. Lo sport per me è vita in tutti i sensi, perché nel corso della mia vita, nonostante le difficoltà che ho dovuto affrontare, grazie allo sport, grazie alle sfide che ogni giorno sono riuscito a vincere e superare, mi hanno forgiato e mi hanno fatto trovare quella forza che solamente nello sport cadi, ma non conta quante volte cadi, conta quante volte ti riesci a rialzare sempre più forti. Sono 5 proposte che noi facciamo al governo, in particolare al ministro dello sport. Noi chiediamo e pretendiamo, soprattutto per quanto riguarda le prime due proposte, che il diritto allo sport sia considerato un diritto essenziale di tutti i cittadini, che non possa essere relegato o a fondo della classifica dei diritti da tutelare. E poi che il diritto allo sport è salute. Quindi a combattere malattie, anche quelle come il coronavirus, chiudendo gli impianti sportivi e dando quindi un messaggio di statico, di rimanere fermi, di rimanere a casa, è un messaggio che secondo noi crea più problemi di quelli che in realtà vorrebbe contrastare. La proposta è sui nostri canali social, sia Instagram, sia su Facebook, sia sul nostro sito che è ciggisport.it. Ed è disponibile a tutti quanti ed è possibile firmare e aderire alla campagna. Noi siamo qui a Piazza del Popolo oggi per stare vicino appunto a questo grande problema che è il Covid, come sappiamo tutti. Il Covid ha fermato lo spettacolo, ha fermato lo sport, ha fermato il cinema,
anche la televisione, no? In un certo qual modo. E quindi noi con lo spettacolo, sport e spettacolo, spettacolo, siamo appunto vicini a questo grande problema. Perché la musica non può e non deve morire assolutamente. Mamma mia, here we go again, my, my, how can I resist you? Mamma mia, does it show again, my, my, can I resist you?